amici di Telepace, buonasera, benvenuti allo Sport Guglio del giovedì. Questa sera parleremo tanto di nuoto, abbiamo qui i nostri ospiti che adesso poi vi presenterò, un po' di pallanuoto e un po' di calcio. Però stasera ci focalizziamo soprattutto sul nuoto perché abbiamo nel nostro territorio degli ottimi nuotatori, dei veri e propri campioni. Ne abbiamo qui due, infatti abbiamo con noi Edoardo Stocchino, campione del mondo sulle lunghe distanze. Buonasera Edoardo. Buonasera a tutti. Abbiamo Marco Formentini qui in veste di allenatore della Vagna 90 della squadra, però lui è stato un campione veramente in acqua. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. E poi abbiamo due giovani promesse, abbiamo Tiziana Alvarez, buonasera Tiziana, a tutti. E Mauro Vagge, anche lui della Vagna, tutte e due, scusate, atleti della Vagna 90 che stanno ottenendo degli ottimi risultati, ma adesso ne andremo a parlare. Allora, cominciamo subito da Edoardo Stocchino. Edoardo, allora, che programmi hai per quest'anno? Ecco. Beh, quest'anno è stato un po' un anno strano. Abbiamo iniziato preparando la stagione per l'Argentina, le prime tappe di Coppa del Mondo, che però purtroppo non si sono disputate a causa di alcuni problemi organizzativi. E automaticamente abbiamo dovuto traslare la preparazione su appuntamenti un pochettino più distanti. Quindi adesso sono in piena fase di preparazione. Il primo appuntamento di verifica sarà Riccione a fine mese. A fine mese. Ecco, la scorsa stagione com'è andata, quella del 2019? Beh, è andata abbastanza bene. ho concluso in Coppa del Mondo con un secondo posto. Secondo posto. E quindi va più che bene. Quindi il risultato c'è stato, ecco. Sono riuscito a vincere. Ecco, nel 2018 sei stato campione del mondo su queste lunghe distanze. L'anno scorso l'ho mancata per un pelo, quindi va bene, sono contento lo stesso perché me la sono giocata fino all'ultimo e niente da... Ecco, chi ha vinto? Diciamo chi è stato, chi è che ti ha anticipato? Il mio rivale di sempre è il Macedone, comunque è stata molto, molto combattuta perché c'era un altro italiano, Francesco Ghettini, di Spezia, che ci siamo dati battaglia per tanto tempo. Bene, bene, quindi comunque hai ottenuto un ottimo risultato. Allora andiamo allora a parlare un attimo con Marco Formentini. Marco, allora, dalla Vasca, dove hai ottenuto tanti successi, ricordiamo, secondo ai mondiali, campione europeo ricordami un po' la distanza, mi pazienza. Nei 5 chilometri. Nei 5 chilometri. Ecco, stai cercando di tirare su dei ragazzi che possano poi, insomma, emulare questi vostri successi, ecco. Come stai lì alla Vagna, ecco? Beh, secondo anno di allenatore lì alla Vagna 90. Secondo anno di allenatore e... Non posso altro che dire che sto benissimo perché mi ha messo a disposizione tutto quello che poteva essere a disposizione per far meglio possibile. Quest'anno siamo in 30 ragazzi e abbiamo aumentato di 10 unità, mi sembra più o meno, rispetto all'anno scorso. E quindi siamo in tanti, un bel gruppo, e si lavora bene, con entusiasmo, con gioia e poi naturalmente se vengono anche risultati non si allora, disdegna. Qualche risultato comincia già a venire a quanto ho capito in questa stagione, perché ci sono già state le qualificazioni, già qualche atleta ha ottenuto delle qualificazioni ai campionati italiani che si svolgeranno ad aprile a Riccione. Esatto, sì. E quindi... Sì, devo dire che quest'anno siamo partiti ancora meglio rispetto all'anno scorso, forse si è visto anche il lavoro dell'anno scorso e abbiamo tre atleti già qualificati per i campionati italiani in Vasca di aprile, che sono appunto la Tiziana Alvarez qua alla mia destra, Mauro Vagge alla mia sinistra e Tommaso Negrello che farà i 1500. Mentre per quanto riguarda le gare di campionati italiani di fondo indoor in Vasca, che ci sarebbero fra due settimane, ci sono altri tre atleti qualificati, che c'è oltre Tommaso Negrello, la Sofia Chiesa e Donati Giulia. E Giulia Donati. Giulia Donati, benissimo. Sì. E in forse la Tiziana. E forse la Tiziana che... Che diciamo che bisogna vedere in base alla graduatoria se riesce a rientrare nelle prime 30. Però è lì, ecco, sì, cioè sì, non è che... è lì che... Assolutamente. Esatto, bene. Allora andiamo a parlare un po' con i protagonisti, insomma, della Vasca in questo momento. Partiamo con Tiziana. Allora, Tiziana, quest'anno tu sei alla Vagna, come ti trovi? È partito bene l'anno, bene. Mi trovo bene rispetto
Pensavo, le mie aspettative, diciamo, all'inizio erano di non migliorare molto magari durante le gare o di non vedere subito i miglioramenti, dato che è un lavoro a lungo termine. E mentre invece comunque fin dall'inizio ho riscontrato che sono iniziata a migliorare, o comunque ho iniziato ad avere risultati positivi, e a mio parere migliori dell'anno scorso, e grazie all'aiuto di Marco che mi ha aiutato a migliorare tecnica. Ecco tu diciamo che nuoti soprattutto sulle lunghe distanze. Sì, sì. Prevalentemente o sul mezzo fondo, diciamo. Sul mezzo fondo, ecco, queste sono, diciamo, che sì, la tua... sono le mie specialità. La tua specialità, bene, che comunque sta portando a dei risultati, sì, perché ti sei qualificata per i nazionali, sì, e sei lì per entrare nella 5 km, sì, giusto? Esatto, sì. Ok, beh. Invece chi va forte sulle brevi distanze è Mauro, giusto Mauro? Me la cavo. Perché hai già conquistato la qualificazione ai campionati italiani, su che distanza? Su 50, 100 e 200, 50, 100 stire e 50, 100 e 200 farfalla. 200 farfalla, quindi insomma è un ragazzo che va forte. Sì, Mauro devo dire che ha delle buone qualità. E speriamo nel tempo che ne approfitti di queste sue qualità e possa trarre tutto il vantaggio che ha. Ecco, mi sono scordato di chiedervi l'età. E Tiziana, quanti anni hai? Io ho 14 anni. 14 anni, quindi sei giovanissima. Mauro? 17. 17, quindi io un po'. 50. 50. Sì, a luglio 50. Sembri un ragazzino. Sei giovanissimo, sei. È meglio che non la dica l'età. Perché... Allora, Mauro, allora, tu insomma sei un ragazzo che sulle distanze brevi. Sì. Vai forte, ecco, stile e delfino, ecco, esatto. Dici un po', perché... in quale stile ti trovi meglio, vai forte in tutte e due, però qual è quello che ti trovi meglio, quello che ti piace di più? Ecco. Ora come ora mi trovo meglio a delfino. Delfino. E comunque diciamo che ho avuto vari periodi anche durante la carriera finora, perché anche gli anni scorsi mi concentravo più, diciamo, più su tutti gli stili. Quest'anno abbiamo provato a focalizzarci più su alcuni stili, in particolare stile libero e delfino, e direi che è stata la scelta giusta, comunque ho fatto qualche miglioramento, l'ho avuto, e quindi ora come ora, anche guardando magari le classifiche italiane appunto, sì, mi trovo meglio a delfino, sono anche messo un po' meglio. Sì, sì, sì. E a delfino sono riuscito a fare appunto i tempi nelle tre distanze, sì, per andare ai criteri giovanili, quindi sono soddisfatto. Poi stavo anche per raggiungere, diciamo, una cosa inaspettata, appunto. Per due decimi non riuscivo a fare il tempo per i campionati italiani assoluti nel 100 farfalla. Però ormai penso che non ci siano più gare per farlo, però cioè, ci riproverò l'anno prossimo. Comunque. Va bene, proprio vicino, due decimi. Sì, sì, due decimi. Difficili da, come diciamo, da buttare giù, ecco, sì, il termine passato, cioè da togliere, ecco, però. Ci abbiamo provato, ma c'è ancora tanto da lavorare con Mauro per riuscire a fare anche quei tempi lì, quindi lui si deve mettere in testa di impegnarsi come sta facendo, come tutti stanno facendo, e poi i risultati vengono, perché chi semina raccoglie. Edoardo, tu invece sei uno da lunghe distanze, ecco. Troppo lunghe, ecco. Come mai hai avuto questa, diciamo, nella tua evoluzione natatoria, poi sei passato a queste lunghe distanze, ecco? È stata un po' una cosa... quasi imposta dal mio fisico. A me piaceva nuotare, e mi piaceva gareggiare, e mi sarebbe piaciuto da grande fare la vita da atleta come poi ho fatto. E per forza di cose, anche guardando i miei limiti, dovevo buttarmi sulle lunghe distanze, dove ero molto più portato che sulle corte distanze. Poi, quando io avevo 15-16 anni, vedevo Marco che si allenava a fianco a me praticamente, di conseguenza è andato avanti anche un po' per emulazione la mia carriera. Ecco, vedi Marco, che qualcosa di buono hai fatto. Ecco. Quando ci allenavamo a mattina alle 6 mi andavo a scuola, c'era già lui
Ecco, che si allenava. Ecco, adesso si usa ancora allenarsi al mattino presto prima di andare a scuola, che è quando notavi te, lo notavano anche io, ho sempre giocato a pallanuoto, quindi non avevo questo problema, però c'erano i nuotatori. Sì, era più frequente. Era adesso, più frequente, so che andavano appunto prima della scuola ad allenarsi, poi andavano a scuola, poi tornavano in piscina ad allenarsi. Ecco, adesso com'è Per quanto riguarda noi lavagna, no, nel senso che comunque la priorità è la scuola, e quindi i ragazzi devono prima di tutto andare bene a scuola, poi se vanno bene a scuola, per quanto mi riguarda, possono venire in piscina ad allenarsi. È naturale che se poi col tempo arrivano anche determinati risultati e quindi bisogna crescere sportivamente parlando, allora si può anche cominciare a parlare di doppio allenamento al mattino, pomeriggio, eccetera eccetera. Già noi un anno e mezzo che abbiamo incrementato il nuoto con la palestra 2 o 3 volte alla settimana, quindi occupiamo ancora del tempo allo sport, mezz'ora in più, quindi, e togliendolo allo studio. Quindi già devo ringraziare i genitori che mi danno questa possibilità e soprattutto i ragazzi che sono disponibili. Ecco, e Tiziana, allora, come mai hai deciso di fare nuoto? Ecco, che comunque è uno sport, che lo sappiamo, faticoso, che richiede tanto, sotto tutti i punti di vista, perché poi appunto c'è da studiare, eccetera. E, insomma, capisco che la passione ovviamente ti porti a fare, però come mai ti sei avvicinata al nuoto? Mi sono avvicinata al nuoto perché fin da quando sono bambina, diciamo che ho un certo legame con l'acqua, e quindi nel momento che ho dovuto scegliere lo sport da fare, ho iniziato con i primi corsi nuoto, scoprendo che mi piaceva tanto nuotare, che comunque volevo dedicare il mio tempo al nuoto, cioè piuttosto che magari uscire con gli amici, preferisco molto di più nuotare perché bello. Comunque bello. Cioè, mi dà cose che poi mi aiutano ad affrontare comunque la vita in generale. Ecco, e quindi la tua scelta è stata quella, e quindi sei ovviamente soddisfatta della tua scelta. Cioè, se dovessi tornare indietro, rifare la stessa scelta. Rifaresti la stessa cosa. Ecco, Mauro, un po' di sacrificio, il nuoto lo richiede, però mi sembra che lo viviate molto serenamente e tranquillamente, con passione. Mi sembra, dimmi un po'. Sì, perché alla fine... E anche te come sei giunto al nuoto? Ecco. Io sono giunto al nuoto a 4 anni più o meno, perché... Diciamo che inizialmente mi hanno spinto i miei genitori, perché volevano che comunque imparassi a nuotare. Poi mi sono trovato lì in mezzo, diciamo, e così ho continuato, sono passato dai corsi nuoto, poi ho iniziato, diciamo, un corso preagonistico, poi agonismo, e alla fine ci sono rimasto comunque. Inizialmente nuotavo a Genova, poi ci siamo trasferiti qua nel Tiguglio e ho iniziato a nuotare anche qua. Diciamo, ho avuto dei periodi in cui non avevo... Mi era un po' calata la passione, come dire. E infatti ho smesso un anno, avevo smesso, è andato a giocare a calcio un anno, poi avevo ripreso e poi più avanti avevo rismesso per andare a giocare a tennis. Però alla fine comunque in quell'anno lì, cioè, sentivo che mi mancava qualcosa comunque. Più che altro le soddisfazioni che ti dà il nuoto non le avevo trovate, un po' anche perché magari non ero portato negli altri sport. Così ho ripreso. Sei tornato ora... con ottimi risultati. Io l'ho sempre detto, pallanuoto, nuoto, ma che la passione dell'acqua quando prende non ci se la toglie più. Edoardo, basta vedere domenica scorsa, scusa, già che tu eri presente, questi signori che si sono buttati in mare al cimento bianco celeste, tra cui il sottoscritto. Tu non ti sei buttato, Edoardo, però uno che è abituato alle... guardato bene. Uno che è abituato alle acque fredde come te, io pensavo che un tuffetto se lo facesse. Il momento non è dei più adatti. Non è dei più adatti, va bene. No, dicevo, quindi la passione per l'acqua quando prende Marco, Sì, la passione per l'acqua è nuoto, pallanuoto, sì, dico, la passione quando polo, prende in poi, generale, poi è difficile, togliersela. Quindi anche se comunque non sei più un atleta agonista, comunque la passione per l'acqua, per quanto mi riguarda, c'è sempre. Ogni tanto il bagnetto lo faccio. Il problema è che si pensa sempre di essere atleti, quindi si vogliono cose che a una certa età non si possono più avere. Quindi ecco, è difficile quello. Adesso facciamo arrabbiare Marco, Mauro, perché ti faccio una domanda un po' cattiva, secondo quello che pensa Marco. Hai mai pensato di giocare a pallanuoto? Visto che io...
In realtà quest'anno ci avevo pensato. Ci avevi pensato. Ah, poi alla fine però ho deciso. Vabbè, visti i risultati è giusto che tu continui col nuoto finché ti diverti. Va bene. Allora, visto che abbiamo introdotto un po' la pallanuoto, Marco non me ne voglia, parliamo un po' anche dei campionati di pallanuoto, perché come sapete c'è adesso, in questo momento c'è la sosta, il campionato di A1 femminile è in sosta perché ci sono le World League e c'è il torneo di qualificazione preolimpico che si doveva giocare a Trieste, ma non si giocherà più a Trieste per il problema del coronavirus, quindi la nazionale italiana riprenderà il campionato, mi sembra addirittura il 21 marzo. Ecco. E, andiamo a vedere un po' i risultati dell'ultima giornata, mentre invece si è giocata la 1 maschile. Se la regia mi mette i risultati così li andiamo un po' a vedere. Andiamo a vedere cosa hanno fatto le squadre liguri. Allora abbiamo avuto la Proreco che ha vinto, va bene, col Trieste 16-6. Abbiamo avuto il Quinto che ha perso di un gol purtroppo con il per 9-8 a Roma, e il Savona invece ha vinto contro il Telimar Palermo, quindi insomma un buon risultato per il Savona, un po' meno per il Quinto che però in classifica è a metà e quindi non ha problemi, come abbiamo detto la Proreco ha vinto senza problemi e quindi continua a condurre il campionato. Come la 1 femminile, come abbiamo detto, è ferma, però abbiamo visto che Rappallo e Bogliasco stanno andando un po' a corrente alternata, avevano due impegni molto difficili nell'ultima giornata che sono uscite tutte entrambe sconfitte, quindi purtroppo dovranno giocare soprattutto il Bogliasco per togliersi dalle zone basse della classifica e Rappallo per cercare di entrare nella finale scudetto. Per quanto riguarda la A2 maschile, il girone nord, che è quello che ci interessa, che abbiamo tante squadre liguri, abbiamo avuto la sconfitta della Vagna con la Crociera, una partita strana, durata tanto, con tante espulsioni, e quindi insomma a un certo punto c'era molta confusione, alla fine la Vagna è uscito sconfitto per un gol e quindi ha dovuto frenare un po' la sua corsa per le prime posizioni. Ha vinto molto bene il Camogli, che sta giocando un campionato bellissimo perché ha vinto tutte le partite, ha perso solo col Metanopoli, che ovviamente il Metanopoli è una squadra di altra categoria, lo diciamo già dall'inizio, quindi decisamente il Camogli che è secondo a 3 punti dalla Metanopoli perché è stato sconfitto proprio da questa squadra, sta giocando un ottimo campionato. Terzo Lavagna a 19 punti, risale il Bologna con le ultime vittorie, mentre invece fanno ancora un po' di fatica Ancona e Torino. Perde la seconda partita al Bogliasco, quindi si ferma anche il Bogliasco, però comunque il Bogliasco è più verso l'alta classifica che la bassa. Vince la Crociera con Lavagna, quindi conquista buoni punti per la bassa classifica. Vince anche lo Sturla con l'Arenzano e quindi fa un passo in avanti, diciamo un buon passo in avanti per cercare di agguantare il quart'ultimo posto, mentre invece l'Arenzano rimane ultimo a 0 punti, anche se ha cambiato allenatore l'Arenzano non ha trovato grossi benefici, può darsi che col tempo Paciliev, che è un ottimo allenatore, magari riuscirà poi a trovare diciamo la quadratura della squadra per riuscire anche a fare punti. Passiamo alla B maschile, che ci interessa anche quella molto da vicino. Abbiamo avuto lo scontro diretto tra Lerici Sport e Sori in testa alla classifica, ha vinto il Sori per 7-5, quindi Sori da solo in testa alla classifica con Lerici al secondo posto e con Locatelli e Rappallo il Locatelli che perde col Sesti, quindi si ferma, mentre invece Rappallo vince col 13-9 con la Dinamica a Torino e quindi risale a ridosso della Locatelli in classifica. Bene il Chiavari che vince la sua prima partita contro la Andrea Doria per giunta in trasferta, quindi direi un campionato dove le nostre squadre stanno comunque giocando bene. Non si è giocata Piacenza pallanuoto sempre per il coronavirus contro l'Imperia, quindi queste due squadre non marcano punti, recupereranno poi in un secondo momento. È tutto per la pallanuoto e quindi ritorniamo al nuoto. Edoardo, allora tu fai queste lunghe distanze nel nuoto, sei sempre in acqua, però fai anche il testimonial.
Ecco, non sempre per il nuoto, perché ti vediamo anche ogni tanto correre, fare anche quelle cose lì. Raccontaci un po', dai, ma questa tua esperienza di testimonial. Come la cosa più importante, sarò testimonial di una gara di nuoto che stiamo riportando nel Tiguglio, la Sestri Portofino. Una gara che si era interrotta per molto tempo. E quest'anno riaperto le iscrizioni, e è già sold out, quindi il 3 ottobre rilanceremo questa gara insieme a tante altre gare che fanno parte di un progetto che si chiama Tiguglio Swimming Cup. Ecco, stiamo guardando questa l'edizione 0. L'edizione 0 che tu hai compiuto con altri 4 atleti, giusto? Esatto, Laura Adorni, Jacopo Gallo, Tommaso Negrello e Sofia Olivieri. Ecco, quindi tu avete ripercorso questo tragitto da Sesti Levante a Portofino, sì. Questo era l'arrivo a Portofino, ecco, quindi insomma hai fatto un po' di apripista. Ho fatto da apripista, ho cercato di attirare l'attenzione su questa gara e sul nostro territorio che si presta tantissimo, esatto, a manifestazioni legate al mare. Dei scenari fantastici, quindi perché non coinvolgere tutto il Tiguglio? Ricordiamo che Portofino, se la Sesti Portofino, Marco? La facevo io. Ce la ricordiamo bene, perché tu la facevi, io la facevo sui gozzi vogando dietro ai nuotatori ed era in staffetta, esatto. Da Portofino a Sesti. Si andava a Portofino e poi si tornava a Sesti. Sotto la regia del professore Possi, presidente, esatto, dello Yacht Club Sesti Levante a quei tempi, che organizzava questa manifestazione bellissima. Molto bella. Poi c'è stata l'edizione invece singola, con i nuotatori singoli, c'era stata un'edizione, mi sembra, con i nuotatori singoli. Sì, sì. Esatto. Mi sembra l'organizzatore è sempre lo Yacht Club Sesti Levante. Sono sempre loro che hanno deciso di riportarla in auge. Questa e devo dire che ha avuto un grande successo, perché abbiamo subito riempito i posti. Però sarà per atleti singoli. Sarà per atleti singoli e anche per gruppi di staffette. Ah, ecco, ci saranno anche le staffette. Sì. Ecco. Staffette bene. E anche gruppi, quindi sì. abbiamo messo queste tre opzioni. La competitiva ovviamente sarà per atleti singoli. Ecco. Che arriveranno numerosi. No. E Tiziana, tu ti sei già trovata una staffetta per fare questa gara in mare? No, al momento no. 3 di ottobre? No, no. Però adesso ancora no, vabbè. Marco, mi raccomando, organizza un gruppetto. Cioè, tanto Negrello e Gallo l'hanno già fatta con te l'anno scorso, quindi direi che... ci metti insieme Letiziana con la Giulia Donati, ecco lì che c'è già il gruppetto. Già presto fatto. Adesso non voglio... No, ma potrebbe essere l'utile a dilettevole, no? Un allenamento con una bella nuotata, esatto, in mare, in un mare che noi abbiamo, un mare che molti ce lo invidiano, esatto. Quindi sarebbe bello. Edoardo, scusami, allora abbiamo detto i programmi di quest'anno, adesso il più vicino a 5 km a Riccione. A Riccione, poi ci saranno campionati assoluti in mare a Piombino. E poi... Su che distanza correrai? Farò 10-25 km. Ah, fa 10 alla 25. Sì, però ovviamente la mia gara principale è la 25 km. La 25 km. E dopodiché andrò in Canada, dove partirà la Coppa del Mondo. Andrà in giro per il mondo, nelle varie acque. Un tour de force di qualche mese. Mauro e Tiziana, forse lo saprete meglio di me perché siete ragazzi aggiornati e tutto. Ma c'è una gara in un fiume dove gareggiano con dove ci sono i piragna, ecco questo. Santa Figorona. L'ho fatta anch'io, l'ho fatta anche te. Un anno, poi basta. Sei tutto bene. Sì. No, per dire che vanno in acque dove insomma. Lui una volta se la fa da bastare, io invece sono recidivo. Esatto, perché vanno a correre in questo fiume, dove ci sono anche i piragni. I concorrenti non hanno mai avuto problemi. Però lì senti il vero spirito per questo sport. Viene seguito tantissimo.
da tutta la popolazione. Sì, gli atleti che fanno nuoto di fondo sono proprio adorati. Quasi. Sì, sì. La distanza su quel fiume lì? 57 km. È la più lunga, mi sembra. Sì. È la più lunga distanza, 57 km. Quindi, Anche Marco, in Canada sono così lunghe. Anche in Canada. Canada 30 e rotti, e Italia 36. 36, quindi insomma la distanza, le distanze ci sono. Sì, sì. Marco, tu che vivi nel nuoto da più di 40 anni, ecco. Sì. Ecco. Com'è cambiato il nuoto e rispetto a quando ti allenavano, adesso quando allenavano te, che hai avuto degli allenatori anche di fama nazionale, eccetera, ecco, cosa è cambiato adesso nel modo di allenare, che sei tu che devi allenare i ragazzi? Ecco. Sì, diciamo che rispetto agli anni miei si va un po' più sulla qualità e meno sulla quantità. Cosa vuol dire? Vuol dire che si cercano di fare allenamenti un po' più corti come chilometraggio, ma un po' più intensi. Questo abbastanza spesso nella programmazione, per esempio, settimanale, in modo da ottimizzare i tempi, che una volta a scuola magari si andava, ma non si avevano rientri pomeridiani, tante cose in più che adesso i ragazzi hanno, e quindi hanno mille cose da fare e sono impegnati tutta la giornata. Quindi c'è questa ottimizzazione del tempo, e quindi per forza di cose, e anche forse per una questione di progresso, cioè nella metodologia, teoria e metodologia che va avanti nell'evoluzione, si fanno più lavori qualitativi che quantitativi. Sì. Ecco. Però diciamo che poi la sostanza, ora se uno deve andare forte bisogna nuotare, fare lavori forti, impegnarsi, andare spesso, anzi tutti i giorni. Beh, ecco, negli stili è cambiato qualcosa o sono sempre gli stili di una volta? Ecco. No, vabbè, gli stili sono i quattro stili di una volta. Sì, rana diventata una rana delfinata. Ai nostri tempi, se andavi sotto con la testa venivi squalificato, invece adesso puoi andare sotto, ti tuffi in avanti come facessi delfino, però fai la gamba tarana, la braccia tarana. A dorso si faceva la virata una volta toccando il bordo, girando laterale, invece adesso ti giri a stile. Sì. C'è un'evoluzione in tutti questi particolari che comunque poi fanno la differenza, perché comunque i record del mondo vengono migliorati anche per queste modifiche. Quindi, e poi naturalmente, rispetto a noi, ragazzi di 18 anni adesso sono alti da 1,80 in su. C'è un'evoluzione fisica. Esatto, quindi già quello fa la differenza. Già quello fa, maschi e femmine. Nel nuoto fa la differenza. Assolutamente. Cioè. Sì, sì. Sì, sì. Tiziana, quando in partenza ti cacci dal blocco subacquea? Sì. Subacquea? Sì. Come ti trovi con la subacquea? Che anche quello ai tuoi tempi, Marco, ai tuoi tempi, Sì, non c'era la subacquea. Diciamo che ho da affinare molta tecnica sulla subacquea, è una cosa che mi è ancora un po' sconosciuta. Però col tempo e con l'aiuto di Marco, piano piano riusciremo a migliorare. Io li martello nel nostro gruppo WhatsApp con un sacco di video di atleti, nuotatori famosi, nazionali e internazionali, dove fanno queste riprese subacquee di partenze, virate, subacquea. E li martello, li metto su questo gruppo, e sperando che loro, così guardandoli, loro che sperano di dire: oh, finalmente sono uscito dalla piscina. Invece no. Ci sono ormai io. I social hanno cambiato anche queste. Se bisogna usarli, usano. Io spero di usarli in maniera giusta, perché dare informazione. Esatto. E Mauro, tu con la subacquea, che nelle tue distanze veloci, ora Tiziana magari fa distanze un po' più lunghe, quindi è un po' meno importante, ma invece nelle tue distanze veloci è fondamentale ormai, penso. Assolutamente. Io che faccio gare più brevi, naturalmente la subacquea conta di più. E sto provando a migliorare, rispetto all'anno scorso l'ho anche migliorata abbastanza, credo. Però naturalmente c'è sempre da migliorare. Comunque sono abbastanza soddisfatto della subacquea. Marco, quindi siamo anche te, Edoardo, anche se sono lunghe distanze, sei sempre lì con, si guarda sempre il minimo, come si può dire, il minimo movimento, eccetera, per cercare sempre di fare il movimento giusto e mantenere quel movimento per tutta la nuotata, che non è facile. Vado io.
Sì, diciamo prima che... Marco, poi Edoardo. No, lui è lui il tecnico. No, sicuramente è così, nel senso bisogna migliorarsi anche in questi particolari, che poi i particolari, ripeto, fanno la differenza, soprattutto in vasca da 25 dove ci sono più virate e quindi si possono sfruttare nel bene e nel male, perché se le fai male peggiori, se le fai bene puoi migliorare, quindi fanno tanto la differenza, infatti vediamo campioni del mondo in vasca corta che poi magari in vasca da 50 metri sono solo tra virgolette nei primi 8 al mondo, mentre magari in vasca corta riescono a vincere. Sfruttano sì, diciamo. Perché hanno queste qualità e giustamente le mettono in campo e le sfruttano. Ecco, te Edoardo su... Fortunatamente io su virate, partenze, subacquee non ci presto molta attenzione. Perché ovviamente sulla 25 km no, non fanno quasi differenza, e a parte che non ci sono. Però sì, la tecnica di nuotata è importante e purtroppo se non si sta attenti anche chi nuota molto subisce dei deterioramenti nella tecnica, ecco. Quindi bisogna sempre mantenere una buona attenzione, dedicare un po' di tempo, anche se spesso e volentieri può essere noioso rispetto all'altra parte dell'allenamento, però va fatto. Ti faccio l'ultima domanda, quando finirai la tua carriera, ti piacerebbe allenare? Penseresti, cioè, la vedi come poi un prolungamento, ecco, come ha fatto Marco, oppure pensi di fare altre cose? Ecco, per adesso non è nei tuoi pensieri. Allora, adesso continuo a pensare a gareggiare, ovviamente. Alla fine spero di avere ancora qualche annetto, non sono sicuro di riuscire a durare quanto Marco, però ancora 2-3 anni spero di riuscire a portarli avanti, di sicuro. Non riuscirò a staccarmi dal mondo delle piscine, del nuoto in generale, perché è stata per 30 anni la mia vita e penso che lo sarà ancora nei prossimi 30 e oltre. Ecco Marco, ricordiamo che tu hai comunque un gruppo di collaboratori molto bravi, dici sì. Un po' che... Infatti volevo precisare questa cosa, certo, perché mi ci tengo tanto. E collaborano con me, cioè mi danno una mano, visto che abbiamo 30 ragazzi, Guido Ragazzoni, che fa anche i master, segue anche i master da quest'anno, e Giorgio Imparato invece che segue gli esordienti A e B. E poi c'è l'Alice Tantolo che fa i piccolini e ogni tanto ci dà una mano a noi. E naturalmente ringrazio la società Lavagna 90, dirigenti, presidente, che ci danno la possibilità di svolgere l'attività al meglio, perché devo dire che in qualsiasi situazione ci troviamo, loro comunque ci danno la massima disponibilità, quindi li ringrazio tantissimo. Bene, allora io dico l'ultima cosa sullo sport, come sapete l'Entella giocherà la partita col Crotone di venerdì sera a porte chiuse per il problema del coronavirus e la potrete seguire comunque sul canale di Rai Sport perché era prevista la diretta già da tempo e quindi tutti i tifosi dell'Entella saremo davanti al televisore a vedere se l'Entella riuscirà a vincere col Crotone, come speriamo che succeda. Quindi non ci resta che ringraziare i nostri ospiti. Grazie Tiziana di essere stata con noi. Tutti. Marco, grazie. Grazie a voi. Edoardo. Grazie a voi. Mauro. Grazie a voi. Un in bocca al lupo per tutte le loro gare, per tutta questa la loro stagione. E un arrivederci da Luca Castagnola, ringraziandolo per la regia Stefano Noiold e Giovanni Castello che hanno permesso la messa in onda di questo programma e un buon proseguimento con i programmi di Telepace.